Siamo con Marco Gorlero, direttore di Confcommercio. Abbiamo fatto questo giro per la città con il sindaco Capaci e il comandante Bergaminelli. Ecco, avete illustrato varie situazioni di degrado. Cosa avete chiesto e cosa vi ha promesso? Tanto gli abbiamo fatto vedere con mano, a parte che lo sapeva già sia lui che il comandante dei vigili, come versa il centro storico di Oneglia. Abbiamo fatto questo giro proprio per far vedere che noi sul pezzo ci siamo. Gli abbiamo chiesto di mettere finalmente mano al problema Tradeco, ma soprattutto, visto che devono riorganizzare il servizio, che venga fatto con condizioni di causa, tipo la raccolta dei cartoni. Abbiamo visto che c'è un po' di fraintendimenti anche dagli stessi commercianti, che non sanno se li devono lasciare fuori, se li devono piegare, se gli orari in cui li possono mettere fuori, eccetera eccetera. Quindi, visto che bisogna ripartire da zero, che le cose vengano fatte bene e che la città venga pulita, soprattutto il centro storico, ma tutta la città deve essere comunque pulita. Speriamo che il nuovo servizio, che saranno mappato, cosa saranno non lo sappiamo, comunque speriamo che a breve, come ci ha promesso il sindaco, le cose funzionino. Partiamo dalle piccole cose, dalla pulizia, e poi cercheremo piano piano di affrontare anche i grossi problemi che ci sono, perché il centro storico bisogna che sia un fiore all'occhiello per la città. Anche una questione di tinteggiatura dei portici e anche altri lavori in manutenzione? Sicuramente, quindi sono sicuramente da mettere a calendario e cercare di trovare i soldi di finanziamenti per ripulirla, non solo per ripulirla, ma anche per fare un minimo di rifacimento, sia dai pavimenti che dalle volte, che dalle colonne, eccetera, eccetera.